risaie e filari di pioppi, e all'orizzonte montagne maestose, non si può dire che sia il paradiso, ma è il paese dove son nato. La gente chiusa è un poco scontrosa, ma quando ama sa amare davvero. Ci sono senz'altro dei posti migliori, ma è il paese. Questa canzone che state ascoltando in sottofondo si tratta di Il Paese, scritta dai Nomadi. Certo, fa pensare che un gruppo che si chiama Nomadi possa scrivere un pezzo sull'attaccamento ad un luogo, ad un paese che li rappresenta. Ma eppure è così, e questo non si discosta più di tanto da quello che state per vedere, perché la crisi non viene sempre per nuocere, ma come in questo caso potrebbe, condizionale obbligatorio, superare schieramenti politici avversi, confini comunali, sensi di appartenenza che sempre più si stanno assottigliando, scalfendo, erodendo in favore di un'idea comune, di unione di forze, dove sud e nord diventano centrali in un progetto di collaborazione, e dove, ancora una volta, per sopperire e sopravvivere, paesi che in tempi antichi si erano divisi in superiore e inferiore, oggi accettano non solo l'unione, ma addirittura il confronto con altre 15 realtà della Valle Elvo. E chissà se quel torrente che domina e nomina la vallata anche solo un centinaio di anni fa se lo sarebbe aspettato. Eppure sì. Il governo, la regione e le leggi oggi lo impongono, e quindi l'intelligenza da una parte e la capacità di progettare dall'altra ha consentito alla vecchia comunità montana della Valle Elvo, unica realtà che non ha subito commissariamento, condizione che invece condanna gli altri enti, senza aspettare l'altrettanto vecchia burocrazia, di iniziare fin da subito il viaggio che si chiama Unione dei Comuni. Presidente della nuova Unione dei Comuni Valle Elvo, siamo qua a Graglia, sede della comunità montana precedente, attuale perché esiste ancora, stiamo lavorando in sintonia, è stato un percorso lungo, abbiamo cercato di lavorare assieme, questo ha portato prima di tutto un commissario, cosa importante è che altri territori, quasi tutti hanno il commissario, sono inchiodati col commissario. Noi invece, avendo la continuità tra un ente e l'altro, possiamo progettare, possiamo cercare di fare sinergie assieme, come adesso la CUC, la Centrale Unica di Committenza, poi ci saranno i vigili. Cioè, stiamo già mettendo in campo tutte quelle azioni che, man mano che poi le comunità montane si verranno proprio sciolte, noi saremo già in pole position, saremo già qua che lavoreremo. E chi saranno gli attori, quindi i paesi che parteciperanno a questa unione? Tutti i paesi della Valle Elvo, i 15 paesi che facevano parte già del ex, prima c'era la Bassa Valle Elvo, poi è stata unita con la Alta Valle Elvo, si sono fuse e adesso si è formata l'Unione dei Comuni con tutti i 15 comuni, perché era essenziale essere assieme, se no se mancava solo un comune ci arrivava il commissario. Solo pensando di ragionare assieme si può far crescere una valle, cioè avere una strategia unica, oltre che le funzioni, oltre che i servizi, oltre che i vigili, ma bisogna anche farla crescere la valle, perciò se c'è una sinergia unica, se c'è una regia unica, la valle cresce, una valle dell'Elvo è una valle che sta dando tanto, vedi la passione, vedi i cercatori d'oro, vedi la Burcina, il santuario di Graglia, cioè siamo comunque da anni in prima linea per
fare per far sì che questa valle cresca. E la differenza tra altri territori è che noi qua c'è un'unità di intenti, non si è mai, si è tante volte trovati in posizioni diverse, ma non si è mai litigato. Ho capito. Quindi diciamo che si supera finalmente, o sì, finalmente, il campanilismo, cioè per favorire il cittadino all'interno di un'unione, quindi una nuova realtà. Si supera il campanilismo senz'altro, ma si supera una cosa ancora più importante, l'appartenenza a un partito. Cioè qua c'è gente di destra, di sinistra, di centro, cioè abbiamo sempre il nostro pensiero politico fuori da questa porta, e qua si amministra solo per il bene del territorio e non per il bene di uno schiarimento o di un'idea politica. E questa è la cosa fondamentale. Sono Elena Rocchi, sono il sindaco del comune di Graglia e il vicepresidente della Unione Montana. Il comune di Graglia ha sempre fatto parte della passata comunità montana e quando si è trattato di decidere se entrare a far parte dell'Unione non abbiamo esitato, anche perché pensiamo che comunque il futuro non sia più il nostro piccolo paese, ma dobbiamo guardare oltre e cercare di garantire ai nostri cittadini servizi sempre migliori a costi sempre più contenuti, e questo, dati i numeri, possiamo farlo solo unendoci ad altri comuni, partendo da quelli più vicini ovviamente, ma visto che c'era già stata nel frattempo la fusione tra la Bassa Valle Elvo e l'Alta Valle Elvo, abbiamo aderito volentieri con gli altri 15 comuni alla nascenda Unione, e speriamo che questo ci porti nel futuro queste facilitazioni e ci permettano appunto di garantire ai nostri cittadini i servizi limitando al massimo i costi. Monica Mosca, assessore dell'Unione dei Comuni della Valle Elvo, con delega alle politica alla persona e cultura. Sono sindaco del comune di Occhiappo Inferiore e già nella campagna elettorale credevo molto sul concetto di unione, perché diciamo che il piccolo e bello è un concetto che di questi tempi di crisi comunque non è più sopportabile, e pertanto se nell'ottica della razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse si può condividere un servizio e averne i frutti con un lavoro coordinato e di gruppo, ben venga. Poi chiaramente ci sono servizi che possono essere, che sono essenziali e andranno condivisi, e altri servizi invece che sono opzionali, passatemi questo termine tra virgolette, che possono essere fatti diciamo anche tra altre realtà, anche all'interno della stessa Unione o al di fuori. Comunque l'Unione è assolutamente un'Unione che nasce con dei buoni presupposti, su cui appunto si deve lavorare, su cui c'è una grande esperienza anche da parte del Presidente, che comunque vanta diversi pregi a suo favore. Ecco. Quindi si superano le idee politiche per lasciare in primo piano il cittadino? L'idea politica che lega questa Unione dei Comuni è quella di fare la forza a favore di tutti, quindi non c'è un'idea preordinata. Sono Antonio Filoni, sindaco di Mongrando, eletto nella scorsa legislatura, e ho accettato e anzi convintamente, fortemente abbiamo aderito all'Unione dei Comuni. E noi crediamo che come Unione dei Comuni, ex Comunità Montana, sia un atto intanto politicamente molto forte. Rappresentiamo 15 comuni dell'intera Valle Elvo, e credo che sotterrate diciamo così le bandiere anche di ognuno di noi, della nostra storia personale, io credo che oggi dobbiamo fare il bene di questa valle, che deve dare non solo al territorio bellese, ma deve dare a tutta la regione Piemonte. E abbiamo aderito come comune di Mongrando, essendo anche uno dei comuni più grossi della Valle Elvo, con Occhiappo Inferiore. Io mi occuperò nei prossimi 5 anni di politiche ambientali e prodotti tipici. Quello che stiamo tentando di fare tutti insieme intanto è quello di tentare di risparmiare sui costi non solo della politica, ma anche sui costi della gestione amministrativa. Credo che fare squadra con un bel gruppo di sindaci anche nuovi, che sono entrati appunto nel 2014, credo che sia un ottimo stimolo per valorizzare ancora di più la nostra valle. Sono Roberto Blotto, sono vice sindaco del comune di Sara. Mi occupo di bilancio e delle funzioni associate, quelle che dovrebbero nascere nel progetto dell'Unione. Sono gli ambiti
forse dove ci vogliono più competenze, anche perché bisogna cercare di mettere insieme le volontà dei 15 sindaci per poter avere i servizi distribuiti anche in quei comuni dove alcune funzioni non vengono ancora svolte. Sala ha aderito da subito all'Unione perché ci crede, ma soprattutto stimolato dal fatto che entro il 31/12 dell'anno 2015 dobbiamo avere tutti insieme la possibilità e la volontà di riuscire a vedere realizzate le nuove funzioni che la legge ci impone di realizzare. Gino Fussotto, ex sindaco di Mongrando e presidente della comunità montana Valle Elvo da 5 anni, gli ultimi 5 anni. Quindi sono orgoglioso di poter dire che la nostra comunità montana, l'Unione dei Comuni, è nata con un buon profitto, in quanto abbiamo evitato di perdere dei comuni durante l'Unione e abbiamo evitato anche, diciamo così, il commissariamento che probabilmente avrebbe creato qualche problema in più. Quindi queste cose la gente, secondo me, deve capire gli sforzi che alcune volte gli amministratori fanno, non lo fanno per il bene proprio, ma lo fanno per il bene di tutta la valle.